Per la 20ª edizione del premio Franco Enriquez Città di Sirolo è stato allestito un ricco cartellone con spettacoli ed eventi da non perdere nel ricordo del compianto regista teatrale che ha legato indissolubilmente il suo nome alla Perla del Conero, facendola diventare un punto di riferimento per i più importanti protagonisti del palcoscenico nazionale e internazionale. Il programma del 2024, che si svolgerà dal 15 luglio al 30 agosto, è stato presentato al Teatro Cortese dal direttore artistico Paolo Larici e dal sindaco Filippo Moschella. Quella di Sirolo sarà ancora una volta un'estate a forte trazione culturale. Il premio Enriquez prevede 5 serate di teatro dal 18 luglio al 29 agosto, in cui verranno rivisitati in chiave contemporanea i grandi classici, mentre la premiazione finale è in programma il 30 agosto. Si inizia proprio il 18 di questo mese con Otello di William Shakespeare, con Corrado D'Elia, Chiara Salvucci, Gipeto, Dominique Evoli. Poi, il 25 luglio, Amadeus, dedicato a Mozart, con Corrado D'Elia. L'8 agosto, Medea, di Luciano Violante, con Viola Graziosi. Il 23 agosto, concerto della pianista jazz Rita Marco Tulli. Ed il 29 agosto, 100.000, Uno e Nessuno, dedicato a Pirandello, con Giuseppe Pambieri. Ma sono previsti anche laboratori rivolti ai giovani nell'archivio Teatro Studio Franco Enriquez in località San Lorenzo, l'omaggio a Luis Borges e Giovanni Papini di Paolo Larici, la declamazione delle poesie di Nanda Nibaldi, l'installazione fotografica del Teatro alle Cave e la mostra antologica Vestire il Teatro, omaggio alla costumista Elena Mannina. Larici ha reso noti anche i nomi dei premiati di questa edizione. Si va da personaggi noti come Geppi Gleghieses e l'imprenditore Brunello Cucinelli a riviste poco conosciute al grande pubblico ma che hanno fatto tantissimo per il teatro come Istrio. Saranno premiati anche Luciano Violante, Carlotta Proietti, la figlia del compianto Gigi, Luciano Violante, Giuseppe Di Pasquale e tanti altri. Il premio Enriquez è quindi a tutti gli effetti un festival in cui viene proposta una comunicazione culturale a 360 gradi e che trasformerà ancora una volta Sirolo in una sorta di capitale italiana del teatro. L'attualità del messaggio di Franco Enriquez, cioè ancora oggi vediamo anche molti rispondono personaggi noti ai suoi inviti, quindi resta attuale, così come ovviamente l'esposizione di cui ci ha parlato. L'ho scritto lì, in una lettera aperta, dove io praticamente faccio omaggio alla famiglia di Elena e a Elena. Dico che il teatro, come diceva Enriquez, era un modo di vivere, no? E quindi cosa significa questo? Significa che il teatro lo si fa, e mentre lo si fa affannosamente, voglio dire, mentre lo si fa con grande fatica, mentre lo si fa, si percepisce l'importanza del fare teatro. Il teatro è veramente un qualcosa che ti appartiene, è un qualcosa che ti deve assolutamente assorbire totalmente. Enriquez è stato un regista vulcanico, ma anche un personaggio, voglio dire, che ha veramente preso a martellate la materia, cioè voglio dire, non si è risparmiato mai. È morto giovane Franco, è morto a 52 anni, ha fatto 200 regie in vita. Questo è, vi fa capire la tenacia con cui affrontava, voglio dire, tutte le sue sfide, che erano sfide quasi sempre, voglio dire, assolutamente innovative. E questo, innovative per le scelte, innovative per la ricerca, innovative chiaramente dentro un teatro classico, voglio dire, che era un teatro comunque, voglio dire, di origine, di matrice stabile. Questa era la partenza da cui Enriquez, diciamo, poi dopo le sue sperimentazioni lui le ha fatte in quell'ambito, non uscendo dai luoghi deputati o uscendoci in maniera addirittura quasi rivoluzionaria, come quando fece La guerra dei figli della luce di Moshe Shamir, un autore ebraico, praticamente alla Politeama di Pisa, sulle rovine della guerra, praticamente dei bombardamenti. Lui costruì un teatro su queste rovine e fece questo spettacolo. Con allora c'era, mi ricordo, chiaramente il personaggio principale era il re tiranno, che era interpretato da uno straordinario Mario Scaccia, insomma, ecco, questo per dire. Però questo era di questo, si sta parlando 1962-63, queste erano oppure un'altra grandissima idea di Franco, portare i poeti al di là, diciamo, dello spazio circoscritto, diciamo, o del volume o della raccolta, portarli in teatro, la voce, la parola espressa attraverso, per esempio, un grandissimo Corrado Pani, allora giovane, con il Borges fatto al Teatro Stabile di Torino,
dove lui praticamente mette in scena un testo che è Vangelo secondo Marcus, tradotto poi nella sua lettura totale di Borges, Vangelo secondo Borges appunto, dove dentro ci sono tutti i miti borgesiani e soprattutto uno spettacolo che doveva rimanere in cartellone per circa massimo una settimana, 10 giorni, stette 7 mesi. Quindi voglio dire, perché 1972 Borges, quando scoprì che c'era un regista italiano che voleva metterlo in scena, disse: ma chi è questo pazzo? No? E Muzzi, che era colui che deteneva, e Porzio, colui che deteneva i diritti di Borges in Italia, dite: ma guarda che è un grande regista importante in questo momento, eccetera eccetera. Poi quando si conobbero, perché sapete che Enriquez aveva questa diciamo paternità argentina, no? E quindi questo lo legava, era un filo conduttore. E il messaggio della poesia di Borges è un messaggio simbolico, un messaggio, voglio dire, di forte simbologia. Quindi voglio dire, legava strettamente il teatro alla parola. Enriquez capì questa cosa e la trasferì immediatamente in atto scenico. Ecco, questo era Enriquez. Enriquez era questo attore, questo regista, attore, perché è stato anche quello, qui era nel Gattopardo. Ultima cosa che fece nell'80, poco tempo prima di morire, che praticamente è stata anche lì, tutte le sue scelte, no? Anche questa di fare, perché Enriquez fa in finale di carriera, diciamo, questo atto, questa presa di posizione dove lui diventa attore, non era soltanto un fatto così, voglio dire, puramente, no, di narcisismo, no, un atto, ma era qualcosa di più, era una provocazione. Lui stava dicendo agli attori italiani che non era più quello il modo di interpretare, c'era bisogno di uno scatto, di un qualcosa di diverso. Sindaco, il grande amore per il teatro si rivive con il premio Enriquez, con questo festival per la 20ª edizione e una rivisitazione anche del teatro in chiave moderna, perché poi l'Arici è sempre un vulcano di idee e di innovazione. Esatto, questo 20° premio nazionale è per noi molto importante, ne siamo particolarmente orgogliosi, perché il Centro Studi Franco Enriquez di Sirolo elabora tutte queste iniziative che poi vengono presentate all'interno di questo teatro storico Cortesi, che si trova proprio in piazza Franco Enriquez, dedicata proprio a questo regista, a questo autore di teatro. Quindi la rassegna coniuga il ricordo di Franco Enriquez, che ha dato tanto al teatro, che è il teatro nazionale, con una rivisitazione di grandi opere in chiave moderna. Quindi un collegamento fra il passato e il futuro, ma questa rassegna nazionale è veramente molto importante, perché dà anche l'idea di quella che è l'evoluzione del teatro nel tempo, e i premiati che ci saranno a fine d'agosto ne daranno testimonianza qui a Sirolo. Il grande attivismo di Paolo Larici e del Centro Studi Franco Enriquez merita tutto il sostegno possibile da parte delle istituzioni, ha ricordato in conferenza stampa il consigliere regionale Mirko Bilò. Grazie a queste iniziative si mantengono infatti vive le radici culturali del territorio e quella bellissima magia che era rappresentata dagli spettacoli al Teatro alle Cave, in cui fu un protagonista lo stesso Enriquez. Innanzitutto voglio ringraziare Paolo Larici, perché è un appassionato veramente, che coinvolge tutti. E il teatro, oggi ci troviamo qui al Teatro Cortesi, un teatro bello, particolare, piccolo ma ricco di storia, come ne abbiamo tantissimi teatri nella regione Marche. Il teatro è il luogo, credo, più importante per la riscoperta della cultura nazionale e internazionale, quindi credo che le istituzioni, come diceva Paolo Larici, debbano dare la giusta attenzione. La regione Marche c'è, oggi è una testimonianza, quindi ci impegneremo tantissimo per ampliare il mondo della cultura, che la cultura è un viatico importante anche per promuovere il territorio, far conoscere i nostri personaggi, e in questo caso l'iniziativa quindi del premio Enriquez ci fa riscoprire veramente questo grande personaggio, che con la poesia di tanti altri personaggi delle Marche hanno veramente li accomuna per avere dato veramente spessore all'immagine, a far conoscere la regione Marche in Italia e nel mondo.
Non dico altro perché Paolo sicuramente avrà ben illustrato il ricco programma che sarà qui nei prossimi giorni da potervi vedere, non solo per i marchigiani ma per i tantissimi turisti che oggi frequentano le Marche e in questo particolare posto, diciamo, che è Sirolo e la Riviera del Conero.